Il centro-sinistra aretino festeggia in piazza San Francesco l'elezione alla carica di presidente della regione toscana di Eugenio Giani e affila le armi in vista del turno di ballottaggio nel comune capoluogo. Il 4 e il 5 di ottobre si deciderà chi sarà il sindaco di Arezzo tra Alessandro Ghinelli o Luciano Ralli. Eugenio Giani arriva intorno alle 13.30 in piazza San Francesco. Prima si ferma con i giornalisti. Alla domanda sulla giunta risponde così. Arezzo avrà un ruolo importante nella Toscana. La giunta è prematuro perché ne parliamo fra 20 giorni. Dobbiamo vivere un po' tutti gli equilibri che derivano da tutta una serie di fattori. Non ho messo nemmeno mente locale su questo, quindi in nessuna realtà della nostra regione posso rispondere oltre quello che vi ho detto per rappresentante giunta. E poi ribadisce con forza il suo intento di potenziare l'ospedale San Donato di Arezzo, così come aveva detto da candidato presidente. Il San Donato è uno degli ospedali più importanti della Toscana e d'Italia e quindi la necessità di poter attivare risorse per la sua ristrutturazione è importantissimo anche per il ruolo che ha avuto durante il periodo del coronavirus. La realtà di Arezzo, quella che io chiamo il quadrifoglio, da un lato Arezzo con il suo San Donato, dall'altro le quattro valli, il Val d'Arno, la Val Tiberina, il Casentino, la Val di Chiana, che rappresentano in qualche modo una geografia della provincia di Arezzo, proprio sul piano degli ospedali, dei cinque ospedali, hanno giocato un ruolo importante e conseguentemente la sanità sarà la priorità a cui ci dedicheremo.